Giornale, il Fatto Quotidiano invece ci prova, diciamo così, a mettere un po' di pepe e ritorna sulla questione delle possibili dimissioni di Claudio Durigon, sottosegretario, con un appello di Don Luigi Ciotti: Draghi cacci via Durigon per fare pulizia nel governo. Credi che ci sarà un esito? Perché peraltro Durigon non è la prima volta che si mette in situazioni, diciamo così, di imbarazzo e che però ne esce sempre tranquillamente. Temo di no, che non ci sia un esito per via di questa, si dice sempre che Draghi, non avendo una maggioranza, si accontenta dell'unanimità, e l'unanimità produce questi, come dire, questi fatti, queste astenie. Però Durigon veramente è una personalità complessa e anche molto disinibita. Oltre a quello che ha detto a proposito di Mussolini e anche della sua cultura di governo, è davvero straordinario quello che disse, che non toccò nessuno. E sulla, cioè, Guardia di Finanza, governo, certo. Ecco, ne parlammo parecchio a suo tempo, certo. Erano uomini loro che stavano governando. No, ma infatti a quello mi riferivo quando dicevo che... già altre volte era... dovrebbe già lasciare, ma in questi pesi e contrappesi naturalmente si lascia lì, perché è un problema, è una questione di principio e non di cultura politica. Noi troveremo, specialmente nella provincia di Latina, lo spaccato delle contraddizioni, dell'ipocrisia e anche dell'identità italiana. Noi troveremo che una gran massa di persone che sono rinchiuse nelle stalle, razzisticamente destinate e deportate nei campi, poi fanno da massa votante, coloro che se lo possono permettere, cioè che hanno il certificato elettorale, per coloro che invece, come la Lega, assume prima l'Italia e prima gli italiani e poi gode invece a pranzo e a cena del lavoro di costoro che sono tenuti come bestie nei campi a lavorare. Il Latina è il prototipo di questo luogo. La seconda cosa che mi sembra invece molto più importante delle polemiche è l'incapacità. Noi troveremo una grave difficoltà a realizzare ciò che dovremmo con il PNRR. Ci troveremo davanti a una... Antonello, su questo ritorniamo. Deficit di capitale tecnologico e umano, e vedremo quanto spreco, purtroppo, io temo, produrremo. E anche quanta polemica. Ritorneremo su questo tema.